Buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati alla conference call di aggiornamento. Immagino che tutti abbiate ricevuto la presentazione che il team di Numen ha preparato, presentazione che abbiamo inviato questa mattina e che Filippo utilizzerà per illustrare la sua visione dei mercati e quello che sta facendo col suo team all'interno dei portafogli. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che tutti i mesi Filippo e gli altri gestori in piattaforma stanno collaborando con noi, dandovi la possibilità attraverso un video di 3 minuti di ricevere un aggiornamento sulla loro visione e sul loro posizionamento. Ringrazio Filippo fin da ora e gli cedo la parola. Grazie Filippo. Buongiorno a tutti, qui è Filippo Lanza da Londra, gestore di Edge Invest Numan Credit Fund. Grazie per essere qui con noi. Il proposito della conference call ovviamente è di darvi un aggiornamento sia sullo stato attuale del book che su quelli che sono i posizionamenti, le trade idea che troviamo più interessanti e il tipo di aspettative che abbiamo per i prossimi 12 mesi in termini di temi e situazioni che stiamo seguendo e come si possono evolvere. Se guardate la pagina numero 2, abbiamo cercato di dare un'overview sintetica un po' dei vari temi che abbiamo sia a livello del book che a livello di visione per i prossimi 12-15 mesi. Innanzitutto rimaniamo ancora costruttivi su quello che è il credito bancario in Europa, in quanto c'è un continuo trasferimento di valore da parte dell'equity verso i bond holders, soprattutto grazie a una insistenza notevole da parte dei regolatori, soprattutto ECB all'interno dell'Europa. E quel tipo di insistenza la vediamo perseverante nei prossimi mesi, soprattutto con l'idea politica di fondo, che è quella della Germania, di proseguire e accelerare, se vogliamo, il completamento dell'unione bancaria, che come ultimo tassello ovviamente è l'assicurazione sui depositi, che seguirà solo una volta che tutte le situazioni bancarie regionali o di paese verranno risolte. L'altro motivo che ci rende molto costruttivi sull'Europa ovviamente sono i fondamentali macro che sono molto molto forti e il tipo di domanda che abbiamo visto per ogni tipo di, se vogliamo, attivo problematico all'interno dei balance sheet delle banche. Nella fattispecie gli NPL, non solo per quello che abbiamo visto in Spagna negli ultimi 2 anni, quello che stiamo assistendo in Italia adesso e probabilmente vedremo poi in un futuro non così lontano anche in paesi più periferici tipo la Grecia. Quello che pensiamo ad adesso, ovviamente il credito è qualcosa di molto interessante per noi, ovviamente c'è un grande caveat che è la sensibilità al tasso di interesse delle obbligazioni specifiche delle banche che si possono andare a vedere. Ovviamente c'è moltissima sensibilità ai tassi, una sensibilità che noi vediamo come potenzialmente esponenziale se i tassi vanno a muoversi sia in alto sia in termini di volatilità. Quindi noi cerchiamo di stare molto attenti a quel tipo di sensibilità perché è difficile da apprezzare e direi quasi impossibile da hedgeare e quindi preferiamo averlo tramite strutture o di capital structure o anche utilizzando derivati che mitigano particolarmente la sensibilità ai tassi. Quello che pensiamo per l'anno prossimo, che ovviamente l'azionario bancario sia un settore molto molto interessante, un settore che ovviamente è rimasto moltissimo indietro e come dicevo prima c'è ovviamente una performance economica molto forte in Europa, spesso anche non considerata attentamente da alcuni operatori, nel senso di spesso viene considerata come temporanea, invece noi vediamo dei segni abbastanza strutturali di crescita che si sta espandendo all'interno di tutta la zona europea, anche includendo la periferia. Ci aspettiamo quindi che i tassi vadano su, c'è cioè stato un chiaro pronunciamento da parte dell'ECB, nonostante sia stato venduto e impacchettato in modo molto positivo, molto costruttivo da Draghi, non bisogna dimenticare che comunque dall'anno prossimo si verrà ridotto l'acquisto di titoli e per la prima volta vediamo alcuni membri del consiglio direttivo che iniziano a essere preoccupati, più preoccupati forse, meno preoccupati della debolezza dell'inflazione, quindi ci aspettano un movimento lì e dal punto di vista di Phillips Curve vediamo molta pressione in parecchi mercati del lavoro in Germania, nell'Est Europa e in altri settori specifici in vari paesi. L'altro motivo che ci piacciono le banche è ovviamente il consolidamento non è molto lontano, abbiamo visto parecchie operazioni di fusione e acquisizione di già quest'anno.
con Intesa che acquistava gli asset di Veneto Vicenza, Santander che comprava Popular, operazioni in cui siamo stati anche coinvolti. Abbiamo visto Cerberus recentemente entrare in Deutsche Bank, Commerzbank. Ci aspettiamo sicuramente che qualcosa avvenga, e anzi, i regolatori, che sappiamo bene hanno un impatto molto forte sul sistema bancario europeo, sono chiaramente molto interessati a portare avanti questo tipo di operazioni di fusioni, e soprattutto a livello intranazionale, cioè tra vari paesi. Quindi da quel punto di vista lì, anche l'anno prossimo ci aspettiamo di avere posizionamenti più aggressivi sulla parte dell'equity, in quanto pensiamo che ci sia, siamo pronti a un notevolissimo repricing di tutto quello che è il settore bancario, che è rimasto indietrissimo. Passando invece al credito tradizionale, sia investment grade che a yield, lì la nostra visione rimane estremamente negativa, non tanto per motivi, cioè sia per motivi macro che per motivi micro. Ovviamente ci sono tantissime strutture di capitale che sono leveraggiate e sopravvalutate, alcune società vengono addirittura definite da alcuni come società zombie, e questo ovviamente nel caso che i tassi vadano al rialzo avrà degli impatti molto negativi. Allo stesso tempo, che per noi è molto più importante perché lo vediamo come la vera ragione di credit crunch selettivi all'interno di vari settori industriali, vediamo che c'è un impatto tecnologico notevolissimo su tanti settori, tra virgolette, tradizionali, se vogliamo, come telecom, media, retail, che sono stati messi sotto una pressione incredibile. Per usare le parole di Warren Buffett, ovviamente ogni business, se vogliamo, ha il suo fossato intorno al suo castello, la maggior parte di questi fossati stanno per essere prosciugati dalla tecnologia. Un esempio perfetto che combina entrambi gli aspetti, cioè un business sotto pressione dalle innovazioni tecnologiche, ma dall'altra parte estremamente esposto alla struttura di capitale, al debito, è Altice. Abbiamo visto lo stock che è crollato del 50%, Altice per noi rimane una posizione ribassista che abbiamo nel fondo, ed è il classico esempio, nel senso che stanno andando a competere in un mercato dove 5 anni fa, o 10 anni fa, quando hanno iniziato, sostanzialmente il numero di competitor era molto basso. Adesso hanno quello stesso numero di competitor, cui si sono aggiunti purtroppo per loro nomi come Netflix, Apple TV, Amazon con Amazon Prime, Google con YouTube, Facebook con Facebook TV. Quindi chiaramente un settore dove noi pensiamo che ci saranno moltissime situazioni di stress, e posizioniamo il book posizioni corte, e ci aspettiamo che ci sia un'accelerazione notevole di queste tendenze. A seguire e legato, se vogliamo, anche a questo aspetto del corpo, c'è il punto 4, dove vediamo moltissime attività di M&A, non a caso proprio all'interno del media sector, che per noi è un settore assolutamente essenziale e dove ci saranno moltissimi cambiamenti. Abbiamo visto ovviamente l'operazione di BSKB, a cui sta seguendo adesso tutta una serie di speculazioni con l'intervento di Comcast, di Walt Disney, e ovviamente a lato l'operazione AT&T e Time Warner. Queste operazioni per noi sono molto interessanti perché la struttura di capitale di queste società è estremamente estesa e articolata, e non solo c'è l'equity, che ovviamente è quello di cui si parla sui giornali, ma queste strutture di capitale hanno moltissimo debito, e nella fattispecie la maggior parte di queste operazioni sono strutturate con un funding in debito. Quindi lui, vediamo degli angoli molto interessanti per fare il cosiddetto corporate M&A event, però utilizzando il credito come strumento aggiuntivo per ottimizzare i profili di profittabilità e di rischio del book. Su quello, oltre ovviamente a BSKB, abbiamo parecchie altre operazioni che stiamo seguendo al momento, sempre con questo angolo credito ed equity, tra cui Monsanto, Rite Aid, Abertis e recentemente NXP Qualcomm Broadcom. Il punto 5, se volete, riprende un po' alcuni dei temi di cui abbiamo parlato prima, però è quella che noi chiamiamo una technology driven consolidation, cioè non solo il settore tecnologico ormai è maturato, non sono più solo alcune start-up senza strutture di capitali particolarmente evolute. Adesso, se vediamo alcuni dei cosiddetti technology name, che siano società come media piuttosto che technology pure, sono diventate molto molto grosse e molto presenti sul mercato del capitale, il mercato del debito, e quindi si stanno presentando delle ottime opportunità sia come lunghi che come corti, sia sul credito che attraverso la struttura del capitale. Faccio un esempio banalissimo, che tra l'altro si lega anche all'M&A di cui parlavamo prima: se uno va a vedere l'operazione Broadcom, Qualcomm, NXPI,
tutte le due acquisizioni, sia Qualcomm su NXP/i che Broadcom su Qualcomm, sono tutte praticamente finanziate al 100% con strumenti di debito. E stiamo parlando di acquisizioni dove il target viene acquistato a dei multipli sulle vendite di 4-5 volte. Quindi tutto in un colpo, se vogliamo, viene cristallizzato un debito ad un multiplo abbastanza elevato. Quindi le strutture di capitale sono molto levereggiate. Nel caso, nella fattispecie di Broadcom, Qualcomm e NXP/i, se queste due transazioni verranno consumate in questa successione, come può essere il caso, stiamo parlando di un indebitamento nuovo da portare sul mercato di quasi 150 miliardi di dollari. Quindi molto importante, e soprattutto un settore dove tipicamente le competenze sono sulla parte equity più che sulla parte credito, e dove noi abbiamo aggiunto, assumendo un analista molto, con una grandissima esperienza, proprio dedicato a tutta la parte di telecom, media e technology. L'ultimo punto, ovviamente, che è qualcosa che abbiamo aspettato, per cui ci siamo preparati gli ultimi 2 anni, ma che a questo punto, secondo me, è questione veramente, letteralmente di mesi, sono le macro opportunities. Ci aspettiamo dei cambiamenti significativi, i cambiamenti da un punto di vista fondamentale li abbiamo già visti, sia a livello di economic performance, che a livello di labor market, che a livello di posizionamento delle banche centrali, e ci aspettiamo che questo verrà riflettuto prima o poi sui prezzi. Ovviamente il nostro posizionamento rimane sempre negativo sulla parte fixed income, sia governativi che credito, nella fattispecie in Europa, e all'interno di quello ovviamente una cosa molto interessante per noi rimane Brexit, su cui rimaniamo estremamente negativi e su cui rimaniamo posizionati con una posizione ribassista su UK. Quindi diciamo, prima di entrare nella fattispecie su alcuni esempi, ci sono delle notevolissime opportunità che noi vediamo adesso e per cui ci stiamo posizionando. Direi quella del credito bancario e eventualmente dell'equity andando avanti, sia come relative value che come capital structure che come direzionale. È sicuramente un settore molto interessante su cui abbiamo lavorato molto e che mi aspetto che dia dei buoni risultati ancora come ha fatto quest'anno. Sulla parte credito è dove penso che ci sia l'opportunità più bella che abbiamo visto da 10 anni. Secondo me avremo una combinazione di avremo un credit crunch indipendentemente dal macro events, che i tassi salgano o no, a questo punto è irrilevante. La velocità a cui vediamo alcuni cambiamenti a livello societario, a livello di settori industriali è impressionante. E quindi lì ci aspettiamo che ci siano delle intere strutture di capitali che verranno messe sotto pressione o spazzate via. All'interno di quello ovviamente il settore tech ed M&A che vediamo molto, molto, molto interessanti. E l'ultima parte, ovviamente la parte macro, che è forse quella che come possibilità è quella che cui ascriviamo meno probabilità, nel senso che a questo punto, viste le valutazioni, c'è veramente pochissimo downside ad averle, ma che potrebbe offrire dei rendimenti eccezionali. Mi sono dilungato con la prima pagina, adesso passo in rassegna velocemente alcuni degli specifici esempi di trading. Il primo è Rite Aid, che è ovviamente una catena di farmacie negli Stati Uniti. È un nome che abbiamo seguito con il nostro approccio, se vogliamo, strutturale che facciamo su tutte le operazioni di fusione e acquisizioni, utilizzando sia equity che credito. È un nome che purtroppo per loro sono in un settore estremamente competitivo, dove c'è e sono uno dei settori e uno dei nomi più esposti a quella che chiamavamo prima questa ondata tecnologica di cambiamenti. Ovviamente loro sono particolarmente esposti a quelle che sono le attività di Amazon, piuttosto, ma non solo, potrebbe essere anche Walmart che sta facendo dei miglioramenti incredibili, nel senso tutte quelle strutture che sostanzialmente hanno spostato i loro canali di vendita online. Ora Rite Aid è un vecchio business tradizionale che stava per essere acquistato da Walgreens, il quale stesso non sembra avere una strategia particolarmente compelling, se vogliamo, nei confronti di Amazon o Walmart, ed è una transazione che sostanzialmente era stata iniziata a 9 dollari ed è stata poi praticamente ridotta a 6, da lì ancora più in basso, e alla fine sostanzialmente si è trasformata in un'acquisizione ad un equivalente, se vogliamo, di 2 dollari e mezzo. Quindi già durante un anno abbiamo visto come il prezzo di acquisto è stato rinegoziato a ribasso con dei movimenti quasi prima del 30% e poi di un addizionale 50%. Questo per darvi una misura della velocità del deterioramento di alcuni di questi business. Per noi Rite Aid rimane una posizione corta sul credito. Pensiamo che anche dopo la vendita
di alcune delle loro farmacie a Walgreens, vendita che potrebbe tra l'altro avere dei problemi di per sé, ma che anche se andasse avanti, pensiamo che Rite Aid sarà molto indebitata, qualcosa come 4,5-5,5 volte net debt over EBITDA, e pensiamo che nei prossimi quarter il deterioramento delle revenue e delle EBITDA sia ancora molto significativo. Quindi noi rimaniamo corti, è un nome su cui noi pensiamo che nei prossimi 12 mesi ci sia un'alta chance di una ristrutturazione. L'America è particolarmente facile, diciamo, come giurisdizione per fare ristrutturazioni di business che hanno un futuro ma hanno una struttura di capitale troppo elevata, e infatti il Chapter 11 è forse uno dei migliori codici per la ristrutturazione corporate, e quindi lì ci aspettiamo che la vendita venga eseguita ma che il deterioramento economico prosegua. Ovviamente il downside, il peggiore rischio che possiamo avere qui è se arrivasse qualcuno come Amazon piuttosto che Walmart che se li voglia comprare per eventualmente aggiungere anche il pharmaceutical business. Ora, Amazon ha sicuramente acquistato Whole Foods, ha sicuramente acquistato il Washington Post, però dubitiamo che siano interessati a acquistare un'entità come Rite Aid, potrebbero piuttosto costruirla a livello interno. Avendo detto questo, il bello di una struttura come Rite Aid, essendo una struttura di capitale molto complicata, ci consente di avere delle posizioni utilizzando sia credit for swap che bond, dove sostanzialmente abbiamo uno scenario dove ovviamente siamo molto più posizionati sul fatto che ci possa essere un Chapter 11 nei prossimi 12-15 mesi, ma allo stesso tempo abbiamo dei bond a lunga che ci consentono, nel caso di un'acquisizione o di un approccio da parte di giganti come Amazon piuttosto che Walmart, di recuperare e anzi addirittura fare profitti anche in quel caso. Quindi una posizione estremamente convessa, una posizione che ha fatto molto bene negli ultimi 2 mesi, ma ci aspettiamo che sia solo l'inizio, nel senso che se vedete la chart CDS in basso a destra, siamo passati da un CDS che è stato intorno ai 200-250 per la maggior parte dell'anno scorso, finalmente il mercato si è svegliato intorno alla fine intorno all'inizio del 2017 e sostanzialmente il CDS è andato esplodendo in un mercato comunque molto molto forte. E stiamo arrivati quasi a 1000-1100 basis point nel 5 anni. La nostra view, ribadisco, è che questa cosa vada ben oltre quel livello, questo succederà nei prossimi 12 mesi. Una posizione che ha un negative carry sicuramente, ma abbastanza limitato. Passo quindi alla slide seguente, che è quella relativa al portafoglio dei finanziari. Ne abbiamo già parlato all'inizio. Ovviamente vediamo molto valore ancora nella maggior parte del credito finanziario. Preferiamo la parte, se vogliamo, LT2 piuttosto che la parte più subordinata, e stiamo cercando di selezionare delle posizioni nella parte, se vogliamo, di banche regionali o periferiche, dove il miglioramento dell'asset quality sia stato notevole e dove quindi siamo di fronte a un candidato per eventuale consolidamento. Ovviamente c'è moltissima pressione da parte dei regolatori, come dicevano prima, c'è questa pressione sugli NPE, sul clean up che deve esserci su quello, e c'è ovviamente la nuova adozione degli standard IFRS 9 che arriverà all'inizio dell'anno. Quello che abbiamo visto con le banche fino adesso è che ovviamente il balance sheet è stato migliorato e ottimizzato il più velocemente possibile nella maggior parte delle banche, sia con aumenti di capitale che con pulizie di bilancio, con vendite di NPL, mentre la debolezza che vediamo ancora è sulla parte dell'income statement, che ovviamente è molto sensibile ai margini che ci sono, che sono poi una funzione del livello dei tassi di interesse. Ora, nella misura in cui ci aspettiamo che la macro picture sia corretta, l'income statement dovrebbe dare dei buoni risultati, e questo lo vedremo nei prossimi mesi e in base a quello ci posizioneremo. Quello che è interessante notare è che se uno va a vedere alcune delle valutazioni di queste banche rispetto a dove stanno trattando in modo crescente gli NPL o comunque i troubled asset che le banche hanno nel bilancio, possiamo notare che c'è una grande divergenza di valutazioni, e quindi vediamo il settore a livello equity come molto molto attraente, anche se ovviamente bisogna avere una certa pazienza prima di entrare in base ai triggers che si vedranno, ma che pensiamo che arrivino con una certa velocità nei prossimi mesi, sia a livello di miglioramento del balance sheet che a livello di miglioramento questa volta dell'income statement con uno spread maggiore tra impieghi e passivi.
Un esempio specifico, e passo alla pagina seguente, quella sulle banche spagnole. Le banche spagnole ovviamente sono probabilmente quelle che sono alla fine di un processo di notevole successo di ristrutturazione. Abbiamo avuto l'anno scorso, ovviamente, scusate, l'estate scorsa, il caso di Banco Popular, che è stato risolto in modo draconiano ma molto intelligente, e con la vendita poi al Santander. Altri casi sono stati Liberbank e Unicaja, che hanno migliorato la loro struttura notevolmente. In questo caso abbiamo questo tipo di posizioni attraverso la capital structure, sia sul credito che sull'equity, e cerchiamo di averle soprattutto a livello di credito in modo direzionale, a livello di equity in una versione market neutral. Il corto che abbiamo sviluppato per Liberbank e Unicaja come equity è Bankia Short. Ovviamente la diversità di valutazione la vedete nella tabella che abbiamo messo giù, però sostanzialmente in termini di processo quello che abbiamo visto è che sia Liberbank che Unicaja hanno fatto operazioni di capitale, hanno ristrutturato, il bilancio è molto più pulito e l'income statement sta migliorando, e lì ci aspettiamo, visto che nel sistema bancario spagnolo le sinergie da costo sono molto molto elevate, e possono essere raggiunte in caso di fusione, probabilmente meglio della maggior parte degli altri paesi dell'Europa. Ci aspettiamo che la consolidation e le fusioni e acquisizioni che vedremo a livello bancario inizieranno probabilmente con la Spagna, e quindi ovviamente vediamo sia Liberbank che Unicaja come due candidati perfetti. Quindi rimaniamo posizionati sia sulla parte credito che sulla parte equity, sulla parte equity ovviamente fully hedge con una market neutral approach. Passo a questo punto alla pagina seguente, che è un esempio invece puramente corporate, se volete, che è Astaldi, una società italiana, ed è un esempio che, se volete, si rifà alla prima slide in cui parlavamo di società che ovviamente hanno avuto una struttura di capitale molto, molto tirata, che però è stata ovviamente, si è riuscita ad andare avanti in un mercato molto forte come quello che abbiamo visto, sia sul credito che sull'equity. Però ovviamente Red Azione ma arriva per tutti, soprattutto a livello di earnings e di quella che è la performance poi del business. Nel caso specifico di Astaldi, noi pensiamo che il mercato fino adesso abbia sottostimato i rischi di una struttura di capitale abbastanza estesa e abbastanza fragile. Ovviamente il mercato l'ha potuto fare perché la situazione di mercato era così forte che consentiva, se vogliamo, di non considerare situazioni problematiche quali questa, perché comunque c'era sempre la possibilità di fare un refinancing. Ora, nel caso specifico di Astaldi è un esempio interessante, perché è una società che abbiamo seguito da anni e sulla quale abbiamo sempre avuto posizioni negative, nel senso una visione di fondo dei fondamentali come deterioranti, e sulla quale abbiamo nel passato iniziato alcune posizioni di ribassiste, che però poi abbiamo dovuto chiudere in quanto sono sempre state stoppate per risk management, nel senso che andavano su, perché il mercato sia dell'equity che del credito erano molto forti. Per la prima volta questo mese abbiamo riiniziato una posizione corta sia sull'equity che sul credito, e ovviamente hanno funzionato molto meglio perché il mercato inizia a mostrare le prime crepe a livello di disponibilità degli investitori a comprare qualsiasi cosa nella speranza che poi ci sarà un refinancing di qualche tipo. L'abbiamo visto con Altice, l'abbiamo visto con Astaldi, sono due esempi abbastanza significativi perché sono due strutture completamente diverse. Astaldi è abbastanza piccola come società, Altice è molto molto grande, però quello che vediamo è che ci inizia a esserci un repricing strutturale del rischio di credito. Astaldi rimane una situazione che noi guardiamo con molta attenzione, c'è un aumento di capitale che vi è stato annunciato, una ristrutturazione del capitale, e quindi ovviamente in base a quello vedremo il tipo di sviluppi. Gli EBIT margin che vengono riportati sembrano molto alti rispetto ai competitor che vediamo, e quindi pensiamo che ci sia pressione, in più c'è un'esposizione molto elevata agli emerging market. Un altro tema che ovviamente è stato molto forte negli ultimi anni sono stati gli emerging markets, dovuti secondo noi in buona parte spinti sì da alcuni miglioramenti fondamentali, ma anche tantissimo dall'extra liquidity, e
ci sono tante società, Astaldi è una di quelle, ma ce ne sono molte altre, molto indebitate, che hanno delle esposizioni molto forti a emerging market. E ovviamente Astaldi aveva un book abbastanza importante nei confronti del Venezuela, e il Venezuela è chiaramente una situazione abbastanza disperata, dove noi ci aspettiamo una ristrutturazione forzosa e non ordinata del debito a breve, e in quanto tale pensiamo che ci saranno anche altri nomi che saranno esposti. Con questo passo alla pagina seguente, la pagina numero 7, che è quella relativa al technology stack. Ovviamente il settore tecnologico è sempre stato visto come un settore esclusivamente da approcciare ed analizzare con delle valutazioni di equity, e questo sicuramente è il caso tuttora, nel senso che le valutazioni fondamentali del business sono essenziali, ma come ricordavo prima, per vari motivi, tutti i nomi technology che vadano da Apple a BSkyB, da Altice a NXPI ha avuto accesso al mercato del capitale e del credito in modo molto sostanziale. Questo è sicuramente un'ottima opportunità per noi, perché comunque sono business dove la velocità di cambiamento e la volatilità degli earnings è molto elevata, e quindi si presta malissimo per un indebitamento soprattutto effettuato ai massimi del mercato degli ultimi 2 anni. E quindi lì vediamo delle ottime opportunità, sia per corti direzionali che per strutture di capital structure lungo-corto attraverso sia credito che equity. E nella fattispecie abbiamo dedicato questa slide alla grossa operazione che vediamo al momento, che è Qualcomm per NXPI, a cui si è poi avvicinata Broadcom, che sta cercando di acquistare Qualcomm. Tutte acquisizioni che sono state annunciate per essere finanziate al 100% con strumenti di debito. Quando c'è stata Qualcomm ha annunciato l'acquisto di NXPI, abbiamo iniziato una posizione di merger arb. E siamo stati in una posizione in cui abbiamo coinvolto sia l'equity che il credito sulle azioni di NXPI. Abbiamo preso profitto quando ha iniziato a trattare intorno al 5% e abbiamo ri ridotto la posizione. Nel momento in cui Qualcomm, che noi pensiamo sia un deep value play ancora, nel senso che lo troviamo ancora molto sottovalutato rispetto a quelle che sono i comparable sul mercato, una volta che Qualcomm è stato approcciato da Broadcom con quello che noi vediamo come un bid abbastanza opportunistico, abbiamo riposizionato la posizione su NXPI e abbiamo anche una posizione su Qualcomm, che abbiamo aggiato come market neutral sia con Intel che con il Nasdaq. E lo stesso abbiamo fatto sul credito, dove stiamo guardando a quelli che sono gli sviluppi di un eventuale acquisto. Ovviamente è interessante sempre notare che quando mai queste operazioni vengono consumate, dal momento dell'approval del regulator a quando poi il debito verrà emesso effettivamente per il settlement, spesso passano parecchi mesi, e quindi per noi queste operazioni sono molto interessanti, perché nell'eventualità che vengano consumate, sostanzialmente stanno creando una cosiddetta pipeline di offerte di credito sul mercato, che però arriveranno tra 3, 6, forse 9 mesi, in un contesto di mercato che potrebbe essere molto diverso. Quindi si prestano perfettamente operazioni di struttura di capitale, sia sull'equity che sul credito, con posizioni sia lunghe che corte, e dove tendenzialmente cerchiamo di essere market neutral, ma avere una posizione molto definita su quelle che sono le probabilità degli scenari e gli specifici scenari su come la transazione venga consumata o meno. Quello che è interessante notare a riguardo, come dicevo prima, è che credito su queste, sul settore tecnologico è andato espandendosi moltissimo negli ultimi anni, e spesso sembra apprezzato in modo abbastanza distaccato da quello che è l'equity. È una delle cose che abbiamo notato rispetto a un traditional corporate sector, che se vogliamo le valuation gap tra quello che è l'implied del credito e l'implied dell'equity siano abbastanza notevoli, quindi si prestino molto bene a operazioni, come dicevo prima, di arbitraggio o di relative value. Questo è un settore su cui siamo molto, molto focalizzati, anche perché una delle implicazioni molto importanti per noi è come questi cambiamenti tecnologici che vengono da Amazon, che vengono da Google, vadano poi a impattare settori che sembrano lontanissimi e tradizionalissimi,
i cosiddetti brick and mortar, come li chiamano qui, che però vengono sostanzialmente impattati in modo significativo. Ho fatto l'esempio prima del media sector, del telecom sector, del retail sector, e noi continuiamo a cercare per società ovviamente che siano impattate da questi cambiamenti, cercando ovviamente posizioni corte. Passo qui all'ultima, scusate, alla slide numero 8, che è dedicata a Banca Monte dei Paschi. Ovviamente Banca Monte dei Paschi è stata una situazione dolorosa per noi l'anno scorso. Al momento è una situazione che ci piace, l'abbiamo ridotta leggermente nel momento in cui c'è stata la re-IPO, se vogliamo il relisting all'inizio del mese. È una situazione che è stata estremamente volatile, siamo passati da un primo prezzo a 5,25 ai massimi dei primi 2 giorni, fino a un minimo di ieri, penso di 3,30, 3,40. È una banca che fondamentalmente noi troviamo estremamente attraente, una banca dove il gross net NPE, i ratios, anche su una pro forma base dopo il clean up, sono estremamente bassi, sono tra i migliori che ci sono sul mercato. Ci aspettiamo che anche l'aggiustamento dell'IFRS 9 sia fatto, e al momento Paschi è estremamente conservativo rispetto ad altre banche. E quindi starà aggiungendo additional coverage dal 1º gennaio 2018. La banca non ha assolutamente bisogno di fare un altro aumento di capitale dal nostro punto di vista. Ci aspettiamo che anche se l'ECB e SSM continuino a pressurizzare per accelerare la vendita degli NPE, questa banca abbia la struttura di capitale per assorbire la maggior parte delle riduzioni. In più vediamo un mercato molto forte, come dicevo prima, sugli NPL, e quindi ci aspettiamo che Paschi faccia anche altre operazioni più piccole, probabilmente di vendita di NPL o di NPE, soprattutto nella parte unlikely to pay. Ricordiamo che il Paschi ha comunque venduto tutti i loro NPL, quindi al momento non ha NPL sul bilancio, ha solo unlikely to pay. Inoltre, nella struttura che ha consumato con Atlante, ha la possibilità di sharare un po' dell'upside, se vogliamo, nel momento in cui la vendita o il realizzo degli NPL sia più elevato del prezzo a cui lo hanno fatto. Ovviamente la struttura è stata molto volatile, sono solo le prime settimane. Noi vediamo questa banca, tra l'altro, in una situazione in cui sta finalmente prendendo possesso ancora della franchise, e sta riposizionandosi a livello commerciale. È una banca che ha comunque una forte presenza sul territorio. La franchise alla fine è rimasta abbastanza, ha sopravvissuto benissimo a tutte le crisi che hanno avuto negli ultimi anni, e quindi ci aspettiamo che ci siano delle sorprese positive al fine di quello che sarà la performance della società. La valutazione, come dicevo prima, se uno guarda il balance sheet è ovviamente estremamente bassa. Se uno guardasse solo al balance sheet e ai multipli di PT, NAV, piuttosto che l'asset quality o quant'altro, la banca probabilmente è sottovalutata di un 50-100% rispetto a quello che dovrebbe essere. Allo stesso tempo, ovviamente, ci sono dei dubbi sulla capacità reddituale. Secondo noi quei dubbi verranno rimossi a breve, anche perché l'economia italiana sta facendo molto bene. Hanno una presenza notevole sull'asset management e sulla parte di wealth management, e pensiamo che la Francia sia stata semplicemente, se vogliamo, bloccata per gli ultimi 2 anni, e finalmente adesso può tornare a lavorare in condizioni di una normalità. Quindi quella rimane una posizione che abbiamo ridotto, al momento siamo intorno al 2% del NAV, è una posizione su cui noi pensiamo che ci siano degli ottimi spazi. Ci aspettiamo anche che la banca ritorni sul mercato del capitale, e quindi ovviamente saremo interessati a partecipare a eventuali altre emissioni. È una banca su cui non mi stupirei se sarà uno dei primi oggetti del consolidamento, scusate, nel prossimo anno. Non dimentichiamoci mai che il Paschi è molto conservativo rispetto agli altri, e quando si parla di DTA, le DTA del Paschi al momento ammontano ad adesso a qualcosa come il 50-60% della capitalizzazione attuale. Quindi se uno mai la comprasse, sostanzialmente a metà del prezzo gli viene ridato indietro in termini di DTA, Deferred Tax Assets. E ovviamente quello è uno degli aspetti positivi. Secondo noi abbiamo visto assolutamente il peggio, soprattutto dopo gli ultimi giorni di volatilità dovuti a credito valtellinese o altro.
ci aspettiamo che questa sia una banca che possa performare molto, molto bene nei prossimi mesi, e sicuramente entro i prossimi trimestri. Un'ultima pagina abbiamo dedicata a, scusate, pagina per le banche, che è la pagina numero 9. Parliamo delle banche svedesi. Questo è la Svezia è un settore che ovviamente dove l'asset quality è stata molto molto buona, non ci sono mai stati problemi negli ultimi anni, ma dove vediamo un certo tipo di deterioramento. E il posizionamento che abbiamo avuto è posizionamento lungo su Intrum Justitia, che è la più grande società in Europa che fa debt servicing e acquisti, che ovviamente, come parlavamo prima, visto il mercato dell'NPL è estremamente forte e è sicuramente un settore cruciale e stanno facendo molto bene dopo la loro fusione con Lindorf. È una posizione molto competitiva, nel senso che il proprio EBITDA è circa il doppio del prossimo peer nel loro settore. Questa è una posizione su cui abbiamo avuto posizioni lunghe sul credito, e ci piace, lo troviamo molto, troviamo la società che sicuramente sta facendo dei miglioramenti notevoli, e sulla parte dell'equity ci piace l'equity stesso, ma sempre nell'ottica del market neutral, ecco, un'ottica che ovviamente per noi il focus rimane sempre credito, ma sulla parte equity c'è un posizionamento che abbiamo avuto una posizione corta di relative value contro alcune banche svedesi, tra cui Swedish Bank. Dove ci aspettiamo che ci sia un repricing, nel senso che la crescita che abbiamo visto sui mortgage è molto elevata, ultimamente si andrà riducendo e ci aspettiamo che vengano alcuni downgrade sulla parte dell'earning power di queste banche. Quindi questo rimane una delle posizioni interessanti che abbiamo sul book e dove pensiamo che abbia notevoli sviluppi. Overall rimaniamo abbastanza cauti su tutto il settore bancario nordico, non solo Svezia, ma ovviamente anche l'Inghilterra per i motivi del Brexit. Ci aspettiamo lì che il vero rischio lì venga da il consumer financing e il mortgage financing prossimo anno o due. Mi muovo sulla slide macro dei UK. Ovviamente, come sapete, è una posizione su cui noi abbiamo avuto un posizionamento abbastanza forte sia da pre-Brexit. Ci aspettavamo che Brexit sarebbe successa, ci aspettavamo un deterioramento politico del paese, ma non ai livelli che abbiamo visto adesso. La situazione, secondo noi, è peggiorata in modo drammatico. A questo punto, pensiamo che nell'eventualità di un qualsiasi tipo di deal, qualsiasi tipo di agreement che Theresa May riuscirà ad ottenere, c'è una chance molto elevata che comunque ci sia una crisi politica, perché quel deal verrà approvato, apprezzato da alcuni, non apprezzato da altri, e quindi c'è una possibilità che Labour usi questa opportunità per spingere elezioni anticipate. E quindi ci sarebbe uno scenario tra una Brexit semidecente e con Corbyn, oppure un'altra Tory majority che probabilmente vorrebbe rinegoziare la Brexit e tenderebbe per fare un hard Brexit. Entrambi gli scenari sono molto negativi nella nostra view, nel senso che o abbiamo un nuovo Tory Parliament con una predisposizione all'hard Brexit, oppure abbiamo un Labour con Corbyn, quindi hardcore Labour, con una predisposizione per soft Brexit. Entrambi gli scenari sono molto negativi, si sono sviluppati recentemente, visto i disastri che ha avuto il governo di Theresa May con vari scandali, varie defezioni, varie indebolimenti all'interno della maggioranza, e questo all'interno di una macro picture che si sta deteriorando significativamente, nel senso che il debito GDP del paese l'anno prossimo ci aspettiamo che sia al 90%. Il government deficit sarà del meno 2,4 perché abbiamo un deficit strutturale e la crescita si andrà rallentando parecchio. Noi abbiamo la posizione tramite Credit for Swap, perché pensiamo che ci sarà una crisi del credito abbastanza breve, soprattutto una volta che il Brexit, che si vedrà che il Brexit transition o meno avrà un impatto notevole sull'economia.
Per dare un esempio, se uno va a vedere semplicemente al CDS spread della UK rispetto a quello che è un Portogallo oppure un'Italia, una Spagna, stiamo parlando di percentuali, stiamo parlando del 30% dello spread o del 20% dello spread degli altri paesi, in una situazione dove le dinamiche di deterioramento che vediamo sono molto, molto rilevanti. Quindi quello rimane un corto. Abbiamo sicuramente sofferto quest'anno su quello, abbiamo perso soldi, è un corto dove se guardiamo i fondamentali sono assolutamente tutti in place e anzi, se devo dire, sono andati migliorando dal nostro punto di vista, nel senso che ci aspettiamo un deterioramento addizionale. Chiudo con l'ultima slide che è relativa a quello che è il macro trade. Il macro trade secondo noi è molto molto semplice, è semplicemente una posizione ribassista sui governativi europei. Il mercato secondo noi probabilmente sta apprezzando una situazione troppo benigna, soprattutto sulla parte dell'inflazione, in parte dovuta secondo noi all'effetto dell'year-end. La situazione è abbastanza chiara, nel senso che le banche centrali, l'ECB e la Fed hanno chiaramente deciso di ridurre lo stimolo. L'inflazione sta sicuramente crescendo. Se uno va a vedere il labor market di parecchi paesi in Europa, soprattutto in Est Europa, Core Europe, sta sicuramente accelerando. Il commodity complex col petrolio intorno a 60 è sicuramente a livelli che pochi si sarebbero aspettati l'anno scorso, e questo senza includere nessun tipo di geopolitical risk da Saudi Arabia piuttosto che un default del Venezuela che comunque produce 2 milioni al giorno di barili di petrolio. Quindi noi ci aspettiamo che, e chiaramente i technical sono assolutamente a favore di una correzione, nel senso che c'è un overinvestment incredibile. La fiscal policy dei vari paesi, a partire dall'America, che ovviamente sta lavorando moltissimo per fare una riforma fiscale, che poi alla fine della fiera è un programma di espansione fiscale notevolissimo. La Germania potrebbe fare un mini pacchetto per far partire la coalizione del nuovo governo e in genere in Europa ovviamente chiaramente è stato un rilassamento di tutta quella che era la disciplina fiscale che abbiamo visto negli ultimi anni e non a caso con Schäuble che è andato via come ministro delle finanze tedesco potrebbe essere anche emblematico da quel punto di vista lì. Sostanzialmente è una posizione che noi gestiamo in modo molto opportunistico. Alcuni di voi sanno che abbiamo sviluppato all'interno del business negli ultimi anni degli indicatori sistematici di segnali, sia di sentiment tramite social media, tramite le varie sources of information. Quindi usiamo sia quelli per capire il timing che ovviamente la nostra analisi fondamentale per capire la direzione. Però rimaniamo assolutamente convinti che ci sia un grosso reversal. Nella fattispecie in Europa. Perché quello che veramente sta cambiando in Europa è la corporate governance dell'Europa. Non dimentichiamoci che tutte le operazioni da Central Bank sono state iniziate perché c'era un problema di mantenimento dell'unione monetaria, che fosse l'OMT, che fosse l'S&P, che fosse poi il QE, erano tutte, se vogliamo, giustificate dall'inflazione, ma l'effettivo obiettivo finale di mantenere intatta l'unione monetaria. Ora, nel mentre, come i tedeschi sono riusciti a costruire un toolbox molto, molto forte e molto variegato, se vogliamo, che consente ai paesi nel futuro di intervenire se ci sono attacchi speculativi su alcuni paesi o problemi di debito. Non dimentichiamoci che la maggior parte di tutti i titoli che la gente sta comprando a mani basse negli ultimi 2 o 3 anni, incluso l'ECB, sono tutti titoli che hanno contrattualmente sono estremamente diversi da quelli che c'erano prima. Sono dei titoli dove ci sono le CACS. E non dimentichiamoci che la Grecia è avvenuta nei modi in cui è avvenuta perché non c'era una struttura, una soluzione contrattuale, che invece adesso è stata imposta su tutte le emissioni obbligazionarie. Quindi
il peso che c'è sull'ECB a un livello politico di corporate governance andrà riducendosi moltissimo. Questo senza neppure considerare il fatto che Draghi l'anno prossimo uscirà e ci sarà un nuovo central banker, e se vado a vedere la storia dei central bankers è difficile pensare che avremo un altro Draghi, cioè sostanzialmente una persona di notevoli capacità che riesce sostanzialmente a fare l'investment banker come central banker. La maggior parte dei central bankers sono central banker, quindi mi aspetterei di vedere una grossa riduzione di quello che è l'approccio interventista dell'ECB già nel prossimo anno, e questo potrebbe avere degli impatti notevolissimi sia su fixed income in genere sia sugli spread tra vari paesi. E mi aspetto che la corporate governance vera, che poi alla fine è quella dell'ESM, dove la Germania ha veto power e simple majority, e con la Francia sostanzialmente può controllare il processo completamente, mi aspetto che la corporate governance dell'ESM sia quella che sarà rilevante nel futuro, o meglio, fino adesso l'ECB ha svolto un ruolo di supplenza, e dubito che nel passato sarà così, e quindi si apre un'opportunità incredibile per essere corti non solo fixed income, non solo governativi, ma tutto quello che è una funzione valutativa di quello, tra cui tantissimi settori, come dicevo prima, sulla parte corporate leveraggiata. Con questo chiudo, ovviamente siamo aperti al Q&A, e come dicevo all'inizio, sicuramente vediamo una serie di drivers incredibili, e vediamo soprattutto la cosa più interessante che vediamo adesso è un potenziale effetto congiunto di sia fattori macro che micro che si stanno sviluppando e che dovrebbero offrire ottime opportunità, diciamo da macro a micro e attraverso vari settori. Grazie. Grazie Filippo, per dare ordine alla tua spiegazione. Segnalo che abbiamo inviato una presentazione per favorire la lettura. Alcune slide sono state divise, i grafici dal testo, quindi hai citato i temi, quindi non è stato difficile seguirti. Per chiarezza però volevo mettermi in evidenza questo fatto. Do il via alla sessione di domande e risposta, te ne faccio subito io una domanda. Ti volevo chiedere se hai assunto delle persone nuove nel tuo team. So che ci sono stati dei movimenti all'interno del tuo team, stai investendo e ti volevo chiedere appunto dove sono entrate delle persone, dove hai assunto degli analisti. Grazie. Grazie Stefano. Sicuramente stiamo investendo, abbiamo assunto due senior analyst nel contesto che ho descritto prima dell'opportunità. Una persona è un analista dedicato sul TMT, quindi Telecom Media Technology. È un veterano che ha fatto questo lavoro negli ultimi 20 anni, e soprattutto viene da un background molto fondamentale, che è quello di M&A, che per noi forse è uno dei background migliori da cui attingere in termini di analisi fondamentale. Assieme a lui abbiamo assunto un altro analista corporate che ha più un'esperienza di credito, sia investment grade che stressed. E l'idea ovviamente è di lavorare assieme come team per sviluppare alcuni dei temi di cui parlavo prima, cioè di individuare le situazioni o i trend e il tipo di tecnologici o di innovazione e l'impatto che hanno su settori tradizionali, levereggiati, molto presenti sul mercato del credito. Oltre a loro ovviamente abbiamo sempre i nostri analisti sulla parte M&A, che spesso entrano in gioco nel momento in cui alcune di queste situazioni si sviluppano come poi M&A o event. Quindi sicuramente abbiamo investito su quella parte lì, ci aspettiamo di aggiungere probabilmente un altro profilo ancora, sempre sulla parte di senior analyst, e probabilmente aggiungere forse una risorsa sulla parte dei financials, perché ovviamente sta crescendo molto anche sulla parte, se vogliamo, di payment system. Ci sono anche lì dei grandi cambiamenti che possono avere impatto su tutto il settore. Oltre a quello, ovviamente, abbiamo, come dicevo prima, negli ultimi 3-4 anni abbiamo investito molto in tecnologia e software interno, e alcuni di voi sapranno che abbiamo un software dove utilizziamo natural language processing e machine learning per fare l'analisi dei testi di ricerca, di fondamentali, di prospetti. E allo stesso tempo abbiamo acquisito nel passato una società che faceva intelligence su social media, che spesso ci dà dei segnali di sentiment, e intorno a quelli abbiamo sviluppato una
un insieme di systematic trading signals che a volte usiamo per aiutarci sia con risk management che col timing di alcune posizioni. Questo poi si svilupperà probabilmente in un fondo che lanceremo nel futuro, ma lì abbiamo aggiunto risorse, abbiamo due developers che ci hanno aiutato a sviluppare questa parte che abbiamo avuto in house per gli ultimi 5-10 anni. Quindi sì, diciamo, sicuramente stiamo cercando di aggiungere e in parte è dovuto al fatto che ci aspettiamo che ci siano veramente ottime opportunità andando avanti, soprattutto su quello che è stato un settore molto calmo, molto, se vogliamo, soporifero, quale il credito, dove sostanzialmente bisognava solo stare long only per gli ultimi 4-5 anni, e invece adesso secondo noi è un settore che offrirà dei momenti di volatilità incredibili. Grazie Filippo. Possiamo iniziare con le domande dagli investitori collegati, grazie. Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è del dottor Andrea Pizzoli da Rofler. Prego. Pronto? Pronto, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno, mi sentite? Io sì, bene, grazie. Allora, la mia domanda è, abbiamo iniziato parlando della sensibilità del mercato del credito ai movimenti dei tassi di interessi. Che sensibilità ha l'Europa sui movimenti di tassi di interessi statunitensi? Cioè, c'è un flusso di investimenti agli Stati Uniti che gioca sul delta tasso ancora, attendendosi che i movimenti negli Stati Uniti avvengano prima di quelli europei. Che influenza ha? E poi una seconda domanda, se stai guardando la liquidità attuale sul mercato delle obbligazioni europee, e come si sta evolvendo, se si sta riducendo drasticamente o a che livelli è? Perfetto, grazie. Beh, allora, sulla prima parte delta tasso direi che in parte un po' il movimento l'abbiamo un po' visto, nel senso che si è già un po' sviluppato. Se la riforma fiscale, che sembra una questione di vita o di morte per il Partito Repubblicano, va avanti, mi aspetterei che quel delta tasso prosegua. Quello che trovo un po' interessante dell'opportunità che vediamo appunto per il corto di governativi in Europa è che se uno va a vedere i fondamentali a livello proprio di, se vogliamo, di newscast, di last minute development, se vogliamo, movimenti marginali dell'economia e del labor market, l'Europa non dovrebbe essere molto distante da dove sono gli Stati Uniti in termini di tasso. Quindi quel gap, soprattutto se venisse fatto, e se vogliamo, la tax reform, che potrebbe avere degli impatti dirompenti, soprattutto per quanto riguarda la repatriation dei capitali, io mi aspetto che quel delta tasso sia un grosso driver. Ovviamente tanto è dovuto anche a quello che succede con la riforma. Quello che è interessante che vediamo noi è che, signori, se arriviamo a giugno e lì si dice non compro più, i fondamentali riemergeranno e l'impatto sarà molto forte, secondo me, sui tassi in assoluto, cioè la parte core, no? Germania, Francia, Olanda. Quella, la vera domanda è cosa succederà agli spread, cioè periferia contro non periferia, contro core. E quello ovviamente sarà una funzione l'ECB ha staccato la spina, ma le economie stanno facendo benissimo. In quel caso, secondo me, i tassi in assoluto si alzano, ma gli spread rimangono stabili, se non addirittura comprimono. Probabilmente non tanto come adesso, perché a quel punto lì la gente non è disperata per cercare lo yield, perché lo yield arriva naturalmente. Oppure siamo in una situazione in cui l'ECB stacca la spina, perché comunque i tedeschi hanno detto abbiamo già la corporate governance, quello che abbiamo fatto per le banche fino agli ultimi 2 anni lo possiamo fare per i governi, i prossimi 3, e quindi non abbiamo più bisogno, e allora a quel punto lì gli spread diventano molto più volatili, con una situazione in cui il mercato a quel punto lì ha una mappa. Non è come la Grecia nel 2000, 2000, no, 2011-2012, dove non sai cosa succederà, quali regole te le hanno scritte e questa volta le seguono. Quindi dipende molto, secondo me quello è la vera domanda, e poi cosa succede alla periferia. Ecco, secondo me il delta tasso è assurdo ed è lì solo perché l'ECB continua a comprare, e in particolar modo adesso perché c'è l'effetto di rand, no?
però una volta che tu togli quello, secondo me c'è un problema vero, anche perché la Phillips curve ha molto più senso in Europa che in America. Il labor market qua è molto più rigido, molto più inflessibile, quando quello inizia a muoversi diventa duro. Io tutte le persone con cui parlo, che siano in Germania, in Eastern Europe o anche alcuni settori industriali specializzati, non riescono a trovare gente, quindi inizia, secondo me lì si sta creando un po' potrebbe essere una mini bolla, dove alla fine ci ritroviamo che a marzo l'ECB è indietro o la Fed è indietro. Ecco, attenzione, perché se l'ECB ha l'inflazione sopra il 2, per qualsiasi motivo, che sia il petrolio o altro, questi staccano la spina. Cioè non è una banca centrale che ha altri mandati, ha solo un mandato. Se il numero è sopra il 2, questi si fermano. Quindi attenzione, perché tutta questa idea, terremo i tassi bassi, è tautologico, e dipende dai dati. Terremo i tassi bassi se i dati sono lì, se i dati cambiano i tassi li alziamo. Non dimentichiamocelo mai, quindi io non mi stupirei se primo o secondo quarter l'anno prossimo l'ECB accelera il tapering, e quello sarebbe devastante per il mercato dei tassi. Poi dipende dall'inflazione tutto, però è una roba che puoi monitorare. Ecco, a questi livelli del Bund non è che puoi perdere più di tanto soldi a star corto. Poi sulla liquidità, quello è un punto assolutamente essenziale. La liquidità, secondo me, veniamo da un mondo di over liquidity, no? È tutto perfetto. UCITS daily liquidity, ETF daily liquidity, instantaneous liquidity, volatilità, livelli folli. Secondo me, ribadisco, ci sono due grossi problemi lì che vedo. Il primo è il macro, che può succedere, può non succedere. Qualcuno potrà dire, bello, lo dite da due anni che i tassi salgono, non è successo. Secondo me per l'Europa succede per un problema di corporate governance, indipendentemente dai dati fondamentali, quindi succederà. E se i tassi salgono e i tassi vanno anche all'1%, 2%, il desiderio di robe illiquide decresce in modo esponenziale, e quindi secondo me lì la liquidità decresce. Poi rimane il fattore settoriale, cioè uno va a vedere una roba come Altis, era la darling del telecom sector, e lo stock è giù del 50% in 2-3 settimane praticamente, cioè c'è una bella differenza. Ecco, al momento la liquidità è ancora buona. Ovviamente c'è un effetto, se vogliamo così, di calendario, perché comunque siamo a novembre, insomma un po' si sta calmando. Non mi aspetto che questa liquidità rimanga così per sempre, l'abbiamo visto in cose piccole tipo Altis, tipo Astaldi, sono strutture di capitale. Ecco, Astaldi no, casomai, ma Altis è grossa, e nel momento in cui l'equity era così, il credito c'è, diventa praticamente frozen, non è che puoi vendere 20-30 milioni se vuoi, e questi hanno qualcosa come 50 miliardi di debito, cioè… Il problema vero è che il debito è esploso negli ultimi anni, non è decresciuto, e la valutazione di mercato di quel debito è cresciuta ancora di più, perché coi tassi a zero il prezzo di questa roba qua è tutto legato al Bund, e quindi quando il crash arriva sarà esponenziale sulla parte fixed income, esponenziale, e io non mi aspetto che la liquidità ci sarà, nel senso, perché nel mentre ovviamente cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto le investment bank che sono scomparsi, i prop desk che sono scomparsi, gli hedge fund che sono stati comunque ridotti a livello di rischio e di posizionamento. Quindi secondo me prospetticamente la liquidità sarà uno dei grossi temi dell'anno prossimo. Grazie Filippo, possiamo raccogliere un'altra domanda, grazie. La prossima domanda è di De Palma Massimo da GEM, prego. Buongiorno a tutti, ciao Filippo, ciao Stefano. Volevo sapere se è ancora presente una posizione su Carige in portafoglio, e poi se potevi fare un'analisi, un commento sulla performance, qualche magari valutazione sulla contribuzione alla performance. Grazie. Buongiorno. Allora, la posizione di Carige poi non è una novità, nel senso che è disclosed tramite la Consob. Noi abbiamo avuto una posizione di capital structure arb, se vogliamo, e dovevamo lunghi il bond tier 1, cioè siamo tuttora, e abbiamo una posizione corta sull'equity. La posizione, diciamo, sia gross che net, siamo sotto l'1%. Preferisco non entrare troppo in dettagli, nel senso che ovviamente la situazione è molto topica, visto che stanno cercando di sistemare l'aumento di capitale adesso, quindi preferisco non dare troppi commenti. Ora, la nostra sensazione lì è che ovviamente ci sia un notevole desiderio di chiudere l'operazione di ristrutturazione. L'LMI che è stata fatta sui bond ha avuto molto successo, gli asset disposed hanno avuto successo, bisogna vedere ovviamente adesso se riescono
e come proseguono dopo gli annunci di ieri sera. Ecco, io sono abbastanza fiducioso a livello di posizionamento, per noi ribadisco è una posizione, se vogliamo, di capital structure che abbiamo avuto da un po' di tempo, dove c'è una posizione lunga bond e corto equity, che è quello che spesso abbiamo fatto in alcune di queste situazioni. Per quanto riguarda la performance, il commento è una performance abbastanza è binary, nel senso che noi abbiamo, se vogliamo, perso soldi sulla parte macro, soprattutto la parte, se vogliamo, di corto di tasso e Brexit. Su quella parte lì ovviamente abbiamo sofferto quest'anno, ed è una delle parti su cui ovviamente abbiamo che è andata male. Quella su cui abbiamo fatto bene ovviamente è stata la parte delle banche, soprattutto credito, lì abbiamo performato bene, e sulla parte corporate e TMT e soprattutto M&A. La performance che ad adesso ovviamente è molto volatile, nel senso che l'ultima settimana Paschi è stato entrato dentro questo tourbillon dovuto al credito valtellinese, a Carige. Secondo noi entro fine mese si stabilizzerà a livelli decisamente più alti, per come vediamo le cose, quindi un po' viene da quella, da quel tipo di volatilità nelle ultime due settimane. Abbiamo moltissime posizioni e situazioni che dovrebbero, diciamo così, hanno una certa time frame attaccata, sia sulla parte, soprattutto sulla parte di event, sulla parte di TMT e sulla parte corporate. Quindi da quel punto di vista lì potrebbero esserci delle cose che si sviluppano a breve. Right Aid, ecco, non so se succederà a fine novembre o a marzo dell'anno prossimo, però sicuramente quello che alla fine, cioè proprio a livello proprio sintetico, noi abbiamo sofferto sulla parte macro, dove però mi aspetto che prima o poi lì ci sono delle opportunità favolose, e purtroppo viste le condizioni di mercato noi dobbiamo comunque avere il coraggio di essere sempre opportunistici lì, perché poi una volta che il trend si gira, secondo noi diventerà abbastanza formidabile. La parte credito ovviamente noi abbiamo avuto meno un long bias approach, che sicuramente avrebbe premiato di più, ma per i motivi che dicevo prima, cioè per noi adesso l'opportunità è cercare dei corti che ci facciano, che ci diano un payoff asimmetrico nei prossimi mesi, e ne vediamo veramente tanti. Ho veramente difficoltà a trovare dei lunghi, infatti quando dobbiamo fare market neutral andiamo con gli indici. Però se vuoi, e se mi aspetto che la parte macro facesse il reversal di quello che ha fatto adesso e si consumassero un po' delle situazioni di telecom e altro, secondo me quello potrebbe essere un ottimo inizio, o un'ottima fine anno, un ottimo inizio anno. A livello strategico, a livello di performance, quello che posso dire è che per la prima volta ho iniziato a vedere i primi cracks nel credit market, e mi aspetto che questi continuino, e quello è l'ambiente su cui noi dobbiamo, su cui noi abbiamo fatto bene nel passato, su cui noi siamo in grado di fare bene, e quindi quello è il tipo di ambiente che mi aspetto, che poi venga dato un boost perché il macro, perché i tassi iniziano a salire o perché l'ECB riduca prima, meglio, ma quello che vedo adesso sono dei trend che stanno accelerando moltissimo su tanti settori, telecom, media, retail, quelli sono, non c'è niente che possano fare le banche centrali per fermarli, nulla. Cioè tu puoi portare anche i tassi a meno 2, ma nessuno presta più soldi a Rite Aid, e Altis da 50 milioni di debito è difficile che ne possa aggiungere altri 5, mi spiego? Quindi secondo me quelli sono trend che non si fermano, sono strutturali, primo, e secondo sono, stanno accelerando molto di più di quello che il mercato sta apprezzando. Direi che non ci sono più domande. Ringrazio tutti per la pazienza con cui è stata seguita la conference call. Come al solito siamo a disposizione nel caso ci fossero necessità di approfondimenti, e come al solito, come vi dicevo, sul sito a inizio mese verranno e continueranno a essere messi video di update fatti dai gestori e fatti dallo stesso Filippo. Filippo, ti ringrazio per la disponibilità, ti do appuntamento tra una decina di minuti per la conference call per i colleghi di lingua inglese. Grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie a tutti.